che la preghiera energetica ti consola e ti fa compagnia? Sì, è vero. Allora, preghiamo insieme. E l'armonia cresce di più, perché con noi ci sei tu, caro Padre, dolce Spirito, sei nel mezzo Gesù. Questo incontro, un'atmosfera del cielo. Allora, la volta scorsa, giovedì, abbiamo iniziato uno studio sulle rivelazioni attraverso sogni e visioni. Questa sera continueremo a parlare di rivelazioni, sogni e visioni, vediamo un poco i simbolismi. E così il Signore ci arricchisce. Allora, se avete aperto il Salmo 25, partiamo sempre da questo Salmo che abbiamo anche letto la volta scorsa. Allora, 25, il versetto 14. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Quindi il Signore, dice la Bibbia, rivela i suoi segreti a coloro che lo temono. E coloro che lo temono chi sono? Sono quelli che sono retti agli occhi del Signore. Quindi i retti che temono il Signore ricevono dal Signore istruzioni, rivelazioni, attraverso sogni, attraverso visioni, ok? Allora, se il Signore dirige i passi delle persone rette, deve anche saperlo l'individuo, no? La persona. Non può il Signore dirigere una persona se questa persona poi non sa il Signore dove lo vuole portare. Quindi gli deve mostrare la strada e il Signore gli mostra la strada a queste persone. E vediamo, parlammo giovedì dei sogni e continuiamo a dire che i sogni scarsi, nulli o frammentati possono scaturire dal peccato della persona. Quindi abbiamo detto gli uomini retti, se invece non ci sono queste rivelazioni vuol dire che c'è o il peccato o non c'è la preghiera. Per questa ragione i sogni sono scarsi o addirittura nulli, oppure sono frammentati, cioè facciamo dei sogni ma dei pezzettini e non ci comprendiamo nulla, non ci capiamo nulla. I ricordi di un sogno. Come faccio a ricordare un sogno? Generalmente quando è un sogno di Dio, lo Spirito Santo ci ricorda tutti i particolari. Ripeto, se siamo delle persone rette, il Signore ci fa ricordare tutto il sogno, altrimenti degli spezzoni, perché avendo noi una mente, diciamo, contaminata, non riusciamo a ricordare il sogno per intero. Tutto dipende anche dalla mente. Uno degli scopi per cui Dio ci manda dei sogni o delle visioni, e per farci capire a che punto siamo spiritualmente e per farci crescere. Quindi così ci guida, eh? Quindi noi comprendiamo che siamo tornati indietro oppure, insomma, a che punto siamo, e quindi cerchiamo di recuperare e crescere nello spirito. Quindi a questo punto è fondamentale ubbidire a ciò che il Signore ci comunica. È chiaro? Sempre bisogna ubbidire a quello che il Signore ci comunica, comunque ce lo comunica, perché è tutto per il nostro bene. Il futuro, tutte le cose, le conosce il Signore, solo il Signore. Noi persone sembriamo tutte brave persone dall'esterno,
A volte ci sono delle persone dolcissime, no? Che non penseresti mai che dietro quella dolcezza c'è invece un demonio. Solo il Signore ci conosce profondamente, solo il Signore conosce i nostri cuori. E quindi l'uomo retto viene avvertito. Nelle scritture alcuni sogni hanno influenzato il destino degli esseri umani. Abbiamo letto di tanti profeti che con le loro profezie e le loro rivelazioni hanno influenzato il mondo intero. Le visioni si hanno di giorno. E anche di notte. Adesso vi spiego. I sogni invece si hanno solo mentre dormiamo. Ma si hanno di notte e di giorno, perché dormiamo anche di giorno, no? Facciamo un pisolino e in quel caso il Signore può parlarci. Ma dobbiamo avere la mente che dorme per avere un sogno. I sogni si ricevono dove? Dove arriva il sogno? Ve lo siete mai domandato? Il sogno arriva nello spirito. Veramente tutte le rivelazioni arrivano nello spirito. Lo spirito è una parte della coscienza dell'uomo, che nel caso l'uomo è retto, questa coscienza è sveglia e quindi percepisce la voce di Dio. Ok? Se invece la persona non è retta, lo spirito è morto, la coscienza è morto. A volte si dice, ma quello non ha proprio coscienza, eh? E dice bene, ha una coscienza morta, di conseguenza uno spirito morto, che è una parte della coscienza. Quindi lo spirito di Dio parla allo spirito dell'uomo e dallo spirito dell'uomo poi deve passare alla conoscenza, no? Alla coscienza. E quindi lo spirito dell'uomo porta il messaggio alla mente. Ed ecco che noi conosciamo ciò che ha detto il Signore. Quindi c'è questo passaggio. Dio, lo spirito di Dio che parla al nostro spirito e lo spirito nostro che poi lo passa alla mente e la mente poi prende coscienza di ciò che Dio ha detto. Quindi è giusta cosa cercare di tenere una mente santa, non corrotta, perché se la mente è corrotta il messaggio arriva sfocato, non comprensibile. È chiaro? Mi sono fatta capire? Quindi quando riceviamo qualche sogno o qualche visione o qualche rivelazione in qualche altro modo, arriva sempre alla nostra, al nostro spirito. Spirito e spirito comunicano, spirito di Dio e spirito nostro comunicano. La visione è la percezione visiva di una rivelazione con i nostri occhi spirituali. Allora, mi spiego. La visione, che abbiamo detto che si ha con occhi aperti o anche mentre dormiamo, dopo spieghiamo mentre dormiamo, è la percezione delle cose che ci sono davanti con gli occhi dello spirito. Noi teniamo gli occhi dello spirito e teniamo gli occhi diciamo naturali. E possiamo avere gli occhi naturali aperti e vedere con gli occhi spirituali. È chiaro? Io posso avere gli occhi aperti e mentre tengo gli occhi aperti dentro di me si aprono una finestra e vedo con gli occhi dello spirito. Le visioni si possono avere anche quando siamo svegli e quando dormiamo. Si ricevono in mezzo a uno stato di estasi, di apparizione, oppure con occhi naturali aperti. È chiaro? È chiaro? Quando, per esempio, annuncio qualche parola di conoscenza o ho una visione, avete visto, no? Io guardo te,
ti sto parlando, quindi ho la relazione con il mondo esterno e con il mondo naturale. Nello stesso tempo sto vedendo qualcosa, e tu non lo sai, ma io sto vedendo con gli occhi dello spirito e sto guardando te con gli occhi della carne. Difficile? No. Allora, le visioni si possono sperimentare anche in gruppo. Io posso vedere una cosa e tu puoi vedere la stessa cosa che vedo io. Si possono quindi sperimentare in gruppo e ne abbiamo un esempio con l'Apostolo Paolo. Atti 22, dal versetto 6 al versetto 10. Scusate. Qui è l'Apostolo Paolo che parla. Versetto 6. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. L'Apostolo Paolo, fermiamoci al versetto 7. L'Apostolo Paolo era un assassino, poi diventa santo, poi diventa San Paolo. Che cosa faceva? Uccideva i cristiani. Ovunque stessero lui li uccideva, li perseguitava e li uccideva. E allora voleva andare a Damasco a uccidere i cristiani di Damasco. Quindi si incammina anche con un seguito. E mentre sta camminando per la strada che porta a Damasco, verso mezzogiorno, improvvisamente, c'è una luce che lo folgorò. Allora cadde a terra, versetto 7, e udì una voce che mi disse, Saul, Saul. Perché Saul? Perché Paolo aveva due nomi. Aveva un nome giudaico e un nome romano. Il nome giudaico è questo, Saul, e il nome romano è Paolo. Ok? Quindi lui lo conosciamo come, meglio come San Paolo. Chi sei, Signore? Lui risponde. Io risposi, chi sei, Signore? Ed egli mi disse, io sono Gesù, il Nazareno che tu perseguiti. L'Apostolo Paolo perseguitava i cristiani, non perseguitava Gesù, ma Gesù si riteneva perseguitato personalmente. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Sta parlando sempre l'Apostolo Paolo, il quale dice, quelli che stavano con me videro la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Quindi Gesù parlava a lui probabilmente in spirito. Allora dissi, Signore, che devo fare? E il Signore mi disse, alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. Quindi l'Apostolo Paolo questa esperienza la fa con chi lo segue. Infatti cadde a terra e udì una voce che mi disse, Saul, Saul. Allora, versetto 9, ritorniamo a leggerlo. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Quindi fu una visione in gruppo. Le visioni sono più reali, mentre i sogni meno reali. E le visioni spesso possono richiedere una minima interpretazione. Infatti la visione è molto chiara, non è come il sogno che va interpretato e bisogna anche stare attenti. La visione è chiara, c'è poco da interpretare. Per ricevere un sogno la mente deve essere addormentata. Infatti andiamo a vedere in Genesi 15, dal versetto 12 al versetto 13. Al tramonto del sole profondo al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo. Sta parlando di Abramo. Ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su di lui. Il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quando a te te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia, alla quarta generazione essi torneranno qua.
cosa è successo? Che il Signore fa cadere in un profondo sonno Abramo e gli rivela che il suo popolo, gli ebrei, saranno schiavi in Egitto per 400 anni. Dopo 400 anni essi saranno liberati. 400 anni, vi ricordate? Gli ebrei sono schiavi per 400 anni in Egitto, poi vengono liberati da chi? Da chi vengono liberati? Da Mosè. Mosè li libera. Quindi dopo 400 anni essi vengono liberati. Il Signore gli preannuncia anche la sua morte. Tu morirai, dunque, quanto a te te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno. Dopo 400 anni gli ebrei tornano in patria. Dunque, i sogni e le visioni possono interagire tra loro. E io vi spiego. Tu puoi fare un sogno e nel sogno puoi avere una visione. Quindi sogni e visioni possono interagire tra loro, visione e visione può interagire tra loro. Tu puoi avere una visione e nella visione vedi un'altra visione. Adesso vi faccio un esempio. Sognai del rapimento della Chiesa. Adesso mi ricordo questo. E mentre venivo rapita insieme, non so a chi, non mi ricordo, ma nel sogno mi ricordavo tutto. Nel sogno io sapevo chi veniva rapita, chi non veniva rapita. E nel sogno io commentai questa cosa, riflettei su questa cosa, che quelli che venivano rapiti erano il 50%, quindi il 50% rimaneva a terra e il 50% venivano rapiti. Questo è il sogno. La visione nel sogno. Mentre facevo questo sogno, io avevo una visione e vedevo tutti coloro che venivano rapiti, perché non erano accanto a me, ognuno era nella sua postazione, si trovavano in diversi posti. E io vedevo tutti quanti, li riconoscevo, sapevo chi veniva rapito, nel sogno. Poi quando mi sono svegliata non mi ricordavo più niente. E io penso che sia stato giusto così, tutto quello che Dio fa è buono. Non mi ricordavo più chi veniva rapito e chi non veniva rapito. Quindi sogno e visione che interagivano, è chiaro? Bene. Durante un sogno si può anche essere coinvolti fisicamente, persino si può avvertire dolore. Al contrario, nella visione tutto il fisico, tutto il corpo viene coinvolto, perché nella visione, vi ho detto come succede nella visione, tu sei lì e quindi stai interagendo con la natura, con tutto quello che ti circonda anche, e quindi interagisci con la natura. Per quanto riguarda il dolore, la possibilità di sentire proprio un vero dolore nel sogno, possiamo avere un esempio con l'Apostolo Paolo, il quale in questa circostanza, abbiamo letto prima, rimase cieco per 3 giorni. Quando fu folgorato e quindi cadde a terra, lui rimase cieco per 3 giorni. Poi vi ricordate, andò a Anania, gli impose le mani e lui vide. E anche Giacobbe quando incontra il Signore, si diventò zoppo e quindi per tutta la vita poi è rimasto zoppo Giacobbe. Quindi ebbe proprio una botta sul fianco e quindi rimase zoppo per tutta la vita. Dio stesso ha parlato di sogni e di visioni. Quando? A Mosè. E quindi andiamo a vedere i numeri 12:6. Allora, il Signore disse, il Signore sta parlando in questa circostanza con Miriam e Aronne, che erano la sorella e il fratello di Mosè, il quale avevano parlato male di Mosè, avevano mormorato contro Mosè. E il Signore disse, ascoltate ora le mie parole.
avevano mormorato contro Mosè e si erano inorgogliti dicendo: non siamo pure noi servi di Dio? E il Signore dice queste parole molto pesanti. Ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Perché Miriam e il fratello Aronne dicevano: anche noi siamo profeti, e quindi si vantavano, perché doveva essere Mosè il capo, in poche parole, anche loro avevano voce in capitolo. E il Signore li bacchetta: quando io parlo a un profeta, io mi faccio conoscere a lui in visione e parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu con chiarezza, e non per via di enigma egli vede le sembianze del Signore. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Poi l'ira di Dio si accende, quindi la sorella di Mosè, il Signore la fa diventare lebbrosa. Allora, notate le parole che dice la Bibbia. Dice: io parlo con lui in visione e in sogno. Parlo con lui. Tutti i profeti, cioè se c'è un profeta, io con lui parlo in visione e con i sogni. Non così con il mio servo Mosè, io con lui parlo a tu per tu. Perché Mosè era diverso dagli altri profeti? Anche il fratello e la sorella di Mosè erano profeti. Perché Mosè è un profeta speciale? Perché il Signore parla con lui a tu per tu? Perché ha con lui questa intimità speciale? Come siamo partiti? Questo studio come è partito? Abbiamo detto che le persone che sono integre, il Signore parla. Quindi se Mosè, il Signore parla tu per tu ed è diverso dal parlare con altri profeti, vuol dire che Mosè era diverso, speciale. Mosè, dice la parola, era il più umile e più mite di tutti gli uomini sulla terra. Per questo motivo il Signore parla con lui a tu per tu e si fa vedere. Dice: io parlo con lui e fa vedere anche le sue sembianze. Egli vede le sembianze del Signore. Quindi lo vede proprio, quindi parla a tu per tu. Era un profeta speciale. Quindi indica proprio una intimità. Dio può servirsi dei sogni in diversi modi. Per quale motivo Dio ci fa fare dei sogni e ci dà delle visioni? Per rispondere a una nostra domanda. Ecco, se noi siamo retti davanti al Signore, facciamo una domanda e il Signore ci può rispondere attraverso un sogno o attraverso una visione. Poi, per insegnarci, per assegnarci una nuova missione. Il Signore può darci tante missioni, non finisce là. Ci può dare un compito, due compiti, 10 compiti. Può darci tanti compiti e ce lo comunica attraverso sogni e visione. Per ordinarci di cambiare il modo di vivere della nostra vita. Per insegnarci verità che magari ancora non abbiamo compreso. E ancora per correggere i nostri eccessi. E vediamo in Giacomo la parola di Dio che ci dice, Giacomo 3, versetto 3, 14, 18. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere. Il Signore sta correggendo. Condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate. E non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto,
ma è terrena, naturale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattivazione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, è pacifica, è mite, è conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Quindi il Signore sta correggendo. Salomone ricevette la saggezza durante un sogno, si svegliò dal sogno ed era più saggio di prima. Una cosa è importante sapere, che il Signore non manda sogni per imbarazzarci o per confonderci o per condannarci. E vediamo in Atti 10, 14, 16 la visione che ebbe l'apostolo Pietro. Ma Pietro rispose: assolutamente no, Signore, perché io non ho mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Che cosa era successo? Poi ve lo andate a leggere. Era successo che Pietro aveva dei pregiudizi che nei confronti del popolo ebraico, che erano pregiudizi errati, era uno che aveva pregiudizi. E il Signore gli fa vedere in una visione un lenzuolo che scendeva e dentro c'erano animali. E gli dice: prendi e mangia. E lui dice: Signore, io non ho mai mangiato niente di impuro. Quindi che cosa simboleggiava la visione? Che lui riteneva impuro quelli che erano gli ebrei, ma era un concetto suo, un suo pregiudizio, e il Signore lo corregge, gli fa capire che non deve avere questi pregiudizi, è tutto sbagliato. Quello che io ho purificato, dice il Signore, non contaminarlo tu. Io ho purificato tutti, il Signore infatti ha salvato sia ebrei sia pagani, noi eravamo i pagani, noi siamo i gentili, i pagani, Poi il Signore ha salvato tutti, ha salvato pagani e giudei, pagani ed ebrei. E quindi Pietro invece aveva questi pregiudizi, e quando il Signore gli mostra questi animali dice: no, io non sono impuro e non li mangio. E il Signore lo bacchetta, dice: non considerare impuro tutto ciò che io ho purificato. Quindi ha questa visione per essere corretto dal Signore. E con questo finiamo questa sera. Grazie Gesù. Poiché non si capisce niente, sono tutti o tutti maghi o tutti profeti o tutti stregoni, perché non si conoscono le differenze? Chi è che conosce il futuro? Solo Dio, abbiamo detto. Solo Dio può conoscere il futuro, solo Dio conosce il cuore umano, solo Dio conosce le cose. Tante persone si fanno ambindolare proprio perché non hanno conoscenza della parola di Dio, magari si reputano cristiani e non conoscono la parola di Dio, e quindi non riconoscono come servi di Dio, chi ha lo spirito di Dio e ti parla e ti può dire anche cose brutte, come è capitato. Io riflettevo quando tu facevi la catechesi. Tantissimi anni fa mio marito aveva un problema di lavoro e noi venimmo da te. Lui ebbe una proposta molto bella e allettante di lavoro, però lui aveva timore che fosse il diavolo a mettere tutte le cose belle davanti. Venimmo da te e tu dicesti: no, vai, perché questo è un lavoro allettante. Dall'altro lato, che c'era il diavolo, lo allettò, e nello stesso momento lo allettò molto di più, però lui non sapeva, perché era al lavoro. Tu mi chiamasti avvisata dal Signore che il vecchio titolare lo avrebbe allettato molto di più, e lì fu qualcosa di eclatante, perché tu dicesti delle frasi che nello stesso momento l'aveva detto il titolare a Tonino, che lavorava lì, tu eri da tutt'altra parte, io ancora da un'altra parte. Tu mi chiamaste e dicesti di a Tonino che non si facesse allettare da questo titolare, perché è tutta un'opera satanica per allontanarti da questa cosa. E così fu, perché poi quando fu sgamato disse tutta la verità l'altro.
Questo è almeno io penso che sia così, poi sei tu a correggere. Allora, perché la gente non riconosce i figli di Dio, i veri servi di Dio o i profeti? E prende gli stregoni per uomini santi e gli uomini santi per stregone. Conoscono gli uomini di Dio perché non conoscono la parola. E la parola è? È Gesù. È Gesù. Quindi non conoscono, dice Dio, Dio per questa ragione non conoscono i figli. I figli. Se io conosco una persona e vedo il figlio o la figlia, mi accorgo che il figlio o la figlia appartiene a quel padre, da che cosa me ne accorgo? Perché c'è somiglianza, no? Quindi se io non conosco il padre, non posso riconoscere quella persona come figlio di quel padre, che non conosco il padre, non conosco il figlio. E questo voleva intendere Gesù, non conoscono i figli di Dio perché non conoscono Dio. Se conoscessero Dio, conoscerebbero i figli di Dio, perché assomigliano, no? I figli delle tenebre assomigliano a chi? A Satana, non assomigliano a Dio. Che differenza c'è tra gli stregoni e i servi di Dio? Che cosa ci vuole per avere rivelazione? Diciamolo tutti insieme. Bisogna essere retti, no? Bisogna avere, quindi retti, come Rosaria dice, bisogna essere salvati, avere lo Spirito Santo, ma dopo lo Spirito Santo bisogna crescere, bisogna cercare di essere delle persone rette, giuste con gli uomini e con Dio. E quindi questo fa la differenza tra gli stregoni e gli uomini di Dio. La rettitudine, l'integrità morale verso gli uomini e verso Dio. Mentre gli stregoni non mi pare che hanno questa integrità morale. Non conoscono neanche la parola di Dio. Quindi laddove non conoscono neanche la parola di Dio, scappate. Penso che ora sia chiara la differenza, no? Dovremmo accorgerci subito quando vediamo delle persone che non sono da Dio e persone che sono da Dio. Anche dalla parola, la prima cosa è la parola, non conoscono un verso biblico e dice questo come fa? Quindi da scartare subito. E poi le rivelazioni le hanno chi è retto, chi è convertito, chi ha lo Spirito di Dio, ma soprattutto avere lo Spirito di Dio non significa che poi siamo retti. Il cammino l'abbiamo fatto tutti quanti. Abbiamo avuto lo Spirito di Dio, siamo stati battezzati nello Spirito Santo, ma non per questo abbiamo avuto subito sogni e visioni, non abbiamo avuto un bel niente. Perché? Perché dobbiamo crescere spiritualmente, dobbiamo incominciare ad essere retti, a non peccare. Abbiamo detto anche che la scarsità dei sogni, oppure i sogni frammentati, oppure i sogni addirittura nulli, dipendono o dal peccato o dal fatto che non si prega. Ce le ricordiamo queste cose? Ce le ricorderemo? La prima cosa, bisogna seguire la vera parola di Dio. Bisogna seguire Gesù. Bisogna conoscere ogni cosa, perché che facciamo? Allora non seguiamo Gesù perché non abbiamo sogni e visioni? In quel caso c'è la parola di Dio. La prima cosa è la parola di Dio, non sono i sogni e le visioni. Dalla parola di Dio apprendiamo come dobbiamo comportarci, il Signore è da lì che ci indica la strada, ci dirige i nostri passi e quindi dirigendo i nostri passi noi ubbidiamo. Lui, il Signore, nella parola dice devi comportarti in questa maniera, in questa circostanza, in quest'altra circostanza devi comportarti così. Noi incominciamo ad ubbidire. E ubbidendo, poi incominciano le rivelazioni. Se no rimaniamo sempre rachitici. Sempre abbiamo avuto lo Spirito Santo e basta. Invece dobbiamo crescere e arrivare ad avere dal Signore la guida attraverso anche i sogni, le visioni. Poi anche lì abbiamo visto le differenze.
Miriam e Aronne erano anch'essi profeti, però il Signore, come parlava a Mosè, non parlava a Aronne e Miriam, perché Mosè, dice la parola, era il più mite e più umile di tutti gli uomini sulla terra. Queste sono le cose che dobbiamo afferrare, non dimenticarle mai e cercare di raggiungere questa altezza spirituale al punto da poter avere delle rivelazioni, al punto che il Signore stabilisce poi con noi un rapporto intimo. È chiaro? E allora, Signore, promettiamo al Signore, manteniamo le promesse, non ci dimentichiamo che dobbiamo crescere. Se non cresciamo è pericoloso, perché se no torniamo indietro. Quindi perdiamo i colpi e incominciamo a non avvertire più nulla e piano piano ci raffreddiamo e ci allontaniamo da Dio e non possiamo permettercelo. E adesso alziamo le nostre braccia. Non vorremmo assomigliare tutti a Mosè? Non ci piace come personaggio Mosè? È chiaro che vogliamo assomigliare a Gesù. Ma intanto incominciamo da Mosè per arrivare ad essere perfetti, ma non una perfezione assoluta, una perfezione relativa, quella che piace a Dio. Il Signore non ci chiede il 10, il Signore ci chiede un voto buono, no? Dice, incomincia ad essere perfetto. Non vorresti tu avere la guida dal Signore? Un bel sogno che ti dice che devi fare domani? Se ti dice devi sposarti o no, un bel sogno che ti dice quel negozio lo devi aprire o no, quel lavoro è buono. Avete sentito Rosaria? Il marito aveva avanti due datori di lavoro. Uno lo allettava e gli prometteva, ma era tutto fantasia, era tutta menzogna. Il datore di lavoro serio era quello che non diceva menzogne. E quindi Antonio si trova di fronte a due datori di lavoro. Quale scegliere? O ci troviamo tra due strade. Quale strada prendere? E allora non è bello che il Signore ci guarda, lascia quella strada, devi prendere l'altra strada. Perché lì ci sono i lupi, devi prendere la strada di destra. E quindi ad ogni circostanza avere la guida del Signore. Invece noi camminiamo nel buio, non sappiamo se andare a destra o a sinistra, perché non abbiamo la guida del Signore. Ma anche quando l'abbiamo non ascoltiamo. Anche quando abbiamo la guida del Signore non ubbidiamo. E allora bisogna che cambiamo molte cose. Alziamo le nostre braccia e mettiamo il nostro cuore davanti al Signore. La rettitudine, l'ubbidienza ci porterà ad avere la guida, la strada maestra. Altrimenti possiamo imboccare una strada dove ci sono i leoni, il leone ruggente che ti acciufferà ed è sei perduto. Signore, non permettere che possiamo smarrire la strada. Signore, proteggici ogni istante. Nella vita ci sono tante scelte da fare. Ogni giorno ci sono scelte da fare. E noi
brancoliamo nel buio, non sappiamo come fare. Facciamo scelte sbagliate che ci portano a soffrire, ci portano a star male, ci portano a distruggerci. Basterebbe imporci con noi stessi. Noi siamo il nemico di noi stessi tante volte. Dobbiamo imporci. Quante volte ti sei imposto nella vita? Perché quella cosa ti piaceva tanto e quindi hai fatto sacrifici, hai fatto tanto per raggiungere quella meta. Il lavoro, il matrimonio e tante altre scelte ti piacevano. Dovevi arrivare, dovevi afferrare, dovevi raggiungere quell'obiettivo che ti eri prefisso. Ma c'è mai un obiettivo più importante di Dio, della guida del Re dei Re, colui che conosce il futuro, il passato, il presente, conosce ogni cosa. Non si sbaglia mai. Se dici vai a destra, non si sbaglia. Seguiamo Lui. Seguiamo i Suoi consigli. E ci potremmo arrivare. Non è una cosa impossibile. Possiamo arrivarci se lo vogliamo. Io lo voglio. Diciamo al Signore, io lo voglio. Io voglio arrivare ad avere la tua guida, Signore. Lo voglio. Alza le tue braccia. Elimina tutto quello che ti impedisce di essere un uomo o una donna retta. Cambia la tua vita e Dio ti guiderà. Anche se il mio cuore è debole, io ti seguirò, tu sei il mio re. Io ti loderò se la notte è profonda. Canterò al tuo nome, Gesù. Tu sei tutto ciò che ho e il tuo amore. Wow.
tuo amore mi circonda, griderò al tuo nome, Gesù. Quindici giorni fa il Signore mi fece vedere questa chiesa. C'era una catena che teneva legati tutti. Interpretato significa che spiritualmente la chiesa era legata. Poi vidi una tronchese che spezzava le catene. E la chiesa veniva liberata. Poi una scala, dove alla sommità di questa scala c'era Gesù, che mi diceva: sali quassù. Io sono salita sulle scale e ho raggiunto Gesù, che mi ha abbracciata. Le braccia significa darti potenza. Significa svolta. Poi mi ha dato un'altra rivelazione dicendo: dovete usare internet per evangelizzare. Ebbene, questa cosa ve l'ho detta sabato, domenica scorsa. Da domenica scorsa a ieri 8 giorni sono passati. Noi avevamo sul internet al massimo, abbiamo avuto 4.000 visualizzazioni, poi scendevano 3.000, 2.000 in un mese. Ebbene, in 8 giorni abbiamo avuto qualcosa come 8.000 visualizzazioni in 8 giorni. La catena non era stata spezzata? Alleluia! Non ci doveva essere una svolta? Ettore mi dice 5 giorni. Da domenica a ieri erano 5 giorni. In 5 giorni abbiamo avuto 8.000 visualizzazioni. 5 giorni. Quindi in un mese quante visualizzazioni avremo? Non aveva il Signore spezzato le catene che ci tenevano legati? Non aveva detto che ci sarebbe stata una svolta? Non mi ha fatto vedere le scale? Questa è la guida del Signore. Grazie Gesù. E adesso con entusiasmo, sapendo che il Signore ci guida, facendo sempre di più, ubbidendo, abbiamo ubbidito e le cose stanno andando benissimo. Santo, 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 alziamo le nostre braccia.
Gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, alziamo le nostre braccia. Santo, santo, santo. Alza, alza le braccia, alza. Alza le tue braccia. Santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria. Santo, santo. Gloria, gloria. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che vedranno internet,
Prepara i loro cuori, Signore, e convertili. Noi abbiamo ubbidito al tuo consiglio. Stiamo seminando, Signore. Stiamo innaffiando. Adesso sei tu a farci fare un raccolto ricco. Santo, 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 santo. Gloria e onore a te, Signore Gesù. Santo, 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 gloria, gloria. Gloria, 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 Signore. Oire le reorde stesis, debrica o contestis. Santo, santo. Santo. E adesso rallegriamoci
davanti alla presenza del Signore. Facciamo ciò che sentiamo, vogliamo saltare, vogliamo ballare, vogliamo gridare, vogliamo cantare in lingue, tutto alla gloria del Signore. Diciamogli: io ti amo, Signore. Io ti amo, Signore. Santo. E dimentico quello che hai fatto, perché sono sempre in difetto, perché scelgo io quel che faccio. Perché vivere non mi basta, perché ogni giorno poi passa, perché vorrei ingoiare il tempo e non perdermi neanche un momento, perché sono un uomo e capisco che vorrei tutto ad ogni costo, ma soltanto ai piedi di Cristo ogni cosa torna al suo posto. E adesso basta, perché voglio che tu parli a me, voglio che il cuore mio batta forte in te. Signore, siamo chi c'è, questo è il momento.
Alleluia! Alleluia! Amen, 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 gloria, gloria al Signore. Avete notato che quando la preghiera è generica state abbastanza bene tutti quanti, quando invece poi si va a toccare un argomento specifico avete ancora qualche reazione, ma tutto il grosso è stato tolto, quindi siete una chiesa libera. Grazie Gesù. Siamo lieti che avete pregato insieme a noi. Alleluia.